Io sono Antonella Dallari, direttore del distretto di Castelfranco. Siamo nel parco storico della Casa della Salute di Castelfranco. Il parco è a gestione comunale ed è diventato uno spazio di incontro, di ritrovo e di eventi come questo sull'alcol, che è già il secondo anno che facciamo, proprio perché la comunità intera possa ritrovarsi. Sono presenti oggi i ragazzi dello Spallanzani, sono presenti i servizi della Casa della Salute, sono presenti gruppi di musicisti venuti qui gratuitamente, è qua la Città degli Alberi, qua l'erboristeria e qua il bar della Casa della Salute, tutti insieme per parlare, confrontarsi, discutere e costruire insieme una comunità che affronti con sani stili di vita il benessere della comunità intera. Io sono Manuela Cocchi, sono insegnante di sostegno presso lo Spallanzani di Castelfranco Emilia e referente per l'inclusione. Siamo qui in questa giornata con alcuni dei nostri ragazzi, un gruppo che ha portato avanti un progetto di peer education riguardo la lotta contro l'abuso degli alcolici, delle sostanze, delle droghe in generale. E inoltre abbiamo preparato insieme con con un gruppo di ragazzi con disabilità di vario genere, un piccolo punto ristoro con i prodotti dello Spallanzani. Inclusione. Cosa vuol dire nel quotidiano in una scuola? Allora, nel quotidiano significa, quando accogliamo i ragazzi, cercare di far conoscere la diversità a quelli cosiddetti normotipici. In realtà serve più ai normotipici che non ai disabili, l'inclusione, in quanto concetto. Quando ci avviciniamo invece alla quarta e alla quinta, quindi al termine del percorso scolastico, è fondamentale riuscire a dare gli strumenti per un'inclusione sociale. Perché quando sono fuori dall'ambiente scolastico sono soli e questa è la realtà del nostro mondo. Sono in un mondo che è competitivo, che non aspetta chi è più lento, quindi inclusione è come accogliamo i ragazzi a scuola e dare degli strumenti per sopravvivere in questo mondo. Questa è inclusione. Prima, anni fa, non si parlava di scuola inclusiva perché c'era più senso civico, anche tra i giovani. Quando a un certo punto io ho visto non aprire la porta a un ragazzo disabile in carrozzella, mi sono reso conto che stava succedendo qualcosa. E quindi dobbiamo educare all'inclusione, dobbiamo educare alla diversità, perché paradossalmente più diversità abbiamo nelle scuole o comunque nella società e meno siamo preparati ad accogliere la diversità. Siamo in presenza di una popolazione che cambia in modo molto accentuato rispetto a quello che succede in tante altre realtà territoriali, per dire che abbiamo bisogno di tenere insieme, di contaminare persone diverse e di dare un senso di un'identità locale all'interno della quale possano ritrovarsi persone diverse che fanno diversi percorsi con diverse provenienze e che però, questa almeno è la nostra ambizione, possano trovare in Castelfranco Emilia un punto di riferimento buono, un posto dove abbiano la possibilità di ritrovarsi, di vivere bene.